L'abbiamo visto anche nel servizio che è andato in onda nel telegiornale, le difficoltà che incontrano le persone nel prima ovviamente realizzare il modello del versamento dell'IMU. Una difficoltà che ha portato nei giorni scorsi Lega Nord a chiedere di prorogare almeno questo versamento. Ne parliamo con l'onorevole deputato Roberto Simonetti. Dunque, voi avevate chiesto di prorogare il 16 luglio questa tassa. Sì, Lega Nord attraverso una richiesta formale del capogruppo alla Camera dei Deputati, l'onorevole Giampaolo Dozzo, ha chiesto al governo di avere la cortesia di prorogare di almeno un mese la prima rata dell'IMU in modo tale da raggiungere due obiettivi. Il primo, di non sovrapporre appunto la rata dell'IMU a quella dell'IRPEF in modo Certo. tale da dare un certo sollievo alle tasche dei cittadini, e secondo, dare un tempo maggiore per la compilazione appunto della modulistica degli F24 che quest'anno con questa nuova metodologia di diversi codici tributi in funzione delle diverse specificità di incasso della tassa vanno a ingarbugliare il sistema che c'era prima per il pagamento dell'ICI. In effetti abbiamo visto veramente delle code fuori dai CAF e realmente le persone, magari si dice le persone più anziane, ma comunque anche quelle più giovani, incontrano delle Sì, difficoltà nella compilazione. anch'io stesso che tra l'altro faccio quel Ovviamente, lavoro, certo. ho dovuto un attimo di, non dico di difficoltà, ma ho dovuto studiare bene perché vi sono diverse modalità, c'è il codice tributo per la prima casa, il codice tributo per l'altro fabbricato che è da suddividersi per la quota comune, per la quota dello Stato, i terreni edificabili quota Stato, quota comune, poi c'è la detrazione, i mesi di possesso, un'aliquota che bisogna farla a livello di prima rata, quella ad aliquota base, che poi essere conguagliata con l'aliquota, ovviamente io immagino al rialzo, al saldo, poi c'è la possibilità di fare in due rate gli altri fabbricati seconde case, in tre rate l'IMU prima casa, andando ovviamente a complicare la vita. Io non vorrei essere nei panni ovviamente dei cittadini che dovranno pagare molto e con questa prima rata vedranno delle rate molto ingenti, sappiano che purtroppo a saldo, quindi a dicembre, non Ci sarà sarà. uguale alla rata, sarà certamente più alta, io immagino, di un 20-30%. Sarà Questo un che ci dà sicuramente non 20-30%, è una questa notizia non è una positiva. notizia positiva, e purtroppo a fine anno la rata della tredicesima verrà spalmata sull'IMU quasi certamente. Senta, ma Lega Nord aveva chiesto che piuttosto dell'IMU di applicare i costi standard. Di che cosa si tratta? Ma con la partita del federalismo fiscale, il nodo fondamentale appunto della rivoluzione federalista era quella di applicare ai servizi dello Stato un costo standard e non un pagamento a piedi lista, tipico appunto dell'assistenzialismo peloso che ha creato il debito pubblico del quale noi oggi siamo succubi, questi 2.000 miliardi di debito pubblico che creano i problemi appunto di sviluppo. Come creare quindi una spesa sana dello Stato? Creare un costo standard che sia uguale per singola prestazione dal Trentino Alto Adige a Lampedusa. E c'è stato tutto il meccanismo di preparazione appunto fatto da Calderoli, ma con il nuovo governo Monti tutto si è arenato. Se abbiamo fatto dei conti, prendendo per esempio come modello il costo pro capite della sanità lombarda spalmato su tutto il territorio, avremmo un risparmio solo in quel campo di 17 miliardi, che è più o meno il valore dell'IMU. Quindi, piuttosto che tassare, il governo Monti avrebbe dovuto ridurre le spese, perché Certo. altrimenti il cerchio non si chiude mai. Cerchio che, tra l'altro, abbiamo visto che dei 35-45 miliardi di nuove tasse, c'è un problema di incasso per 10 miliardi, quindi arriviamo già a 35. C'è un problema di 10 miliardi di maggiori interessi, perché quando si fece la finanziaria lo spread era intorno ai 200, quindi le ipotesi adesso non sono più attuali perché lo spread è a 400 punti costante, quindi abbiamo un ulteriore 10 miliardi di maggiori interessi.
abbiamo 10 miliardi di minori incassi dovuti alla recessione, perché troppe tasse non portano maggiori incassi, ma producono recessione, i cittadini non riescono ovviamente a pagare. E ci sono poi dai 10 miliardi per gli esodati. Quindi di fatto la manovra in sé... Poi andrà anche questo problema dei terremotati. E poi c'è la parte legata ai terremotati, 5 miliardi di terremotati. Questo significa che tutta la partita delle nuove tasse volute dal governo Monti praticamente non ha prodotto nessun effetto positivo per la soluzione dei problemi economici e finanziari dell'Italia. Perché però ci dice che questa manovra che noi dovremmo pagare non risolve i problemi? No, niente, tappa solo i buchi che si vanno a creare man mano, proprio perché le riforme di minori spese, di spending review, come adesso si suol dire, di applicazione dei costi standard non venendo applicata, il costo dello Stato mangia tutto il maggior gettito che si viene a creare con la maggior tassazione. Ricordo poi che a ottobre, settembre-ottobre partirà l'IVA al 23%, come dicevo l'IMU a fine anno, che sarà una fetta sostanziosa della tredicesima, andranno a chiudere questo cerchio negativo che la situazione economica, così come viene gestita dal governo, produrrà nei suoi effetti negativi. Quindi come arriveremo a fine anno? Arriveremo in mutande a fine anno e spero che non saltino i servizi sociali, che non saltino i servizi ai cittadini, che non saltino appunto tutti gli ammortizzatori sociali, perché altrimenti sarebbe un vero problema sociale. Perché a questo punto ovviamente potrebbe essere veramente anche una presa di posizione forte a questo punto da parte proprio dei cittadini, credo. Sì, una presa di posizione forte che spero non sfoci in un movimentismo di piazza, però se lei ha la possibilità come ha di sentire sia i cittadini che i sindaci, capirà che le casse degli enti per i servizi proprio di utilità primaria, certo, per la collettività sono sempre meno. E quindi Lega Nord ha indetto proprio una domenica di forte sensibilizzazione su questo problema. Sì, domenica prossima, il 17 di giugno, ci troviamo tutti a Verona per manifestare contro l'IMU, contro questa tassa ingiusta, a mio avviso incostituzionale perché non è progressiva sul reddito, una tassa che tra l'altro, come ho già spiegato, non aiuta a risolvere i problemi dello Stato ed è antifederalista al 100% perché prende i soldi dal territorio per spostarli allo Stato mangione che non va a risanare i suoi conti. Quindi un no IMU Day il 17 di giugno, domenica prossima, Lega Nord organizza la trasferta e chi volesse partecipare può contattare la segreteria provinciale al numero 015 22 336. Perfetto, grazie dunque per questa chiacchierata insieme. Ovviamente oggi abbiamo parlato di IMU, ripetiamo, appunto è un argomento che già abbiamo trattato anche nei nostri telegiornali, insomma sta la difficoltà almeno fino adesso ovviamente è quella da parte della gente proprio del capire la metodica della compilazione del modulo e poi del versamento. Grazie ancora.